David, sono qui, sono terrorizzata, c'è un film dell'orrore. Non so, con un orologio. Sono da sola, ho paura. Non andare, ti fanno paura, è pericolosa questa ora di notte poi. Sì, Linda! Sì. Però ti vedo, c'ho un microfono. È un videotelefono. Certo non ci si vede, anche se hai il telefono in mano si sente anche. Sì, è fantastico. Ma è prodigioso questo fatto, questo strumento tecnologico che permette, sì, mentre si parla al telefono, di vedersi e che un giorno avranno tutti, in tutta Italia, in tutto il mondo. Sì, e noi primi qui a fuori orario. A fuori orario ce lo abbiamo. Io sono qua, c'è un gruppo di amici insieme a me. Mentre chi c'è? Chi c'è? È una serie di persone, poi te lo dico, mentre tu da sola in un'altra casa lontana guardi questo programma televisivo. Da sola? Devo mettere giù? No, aspetta, aspetta. Piuttosto il videotelefono, questa grande scoperta, prima o poi l'avranno, sì, tutti. Possiamo anche registrare delle videosegreterie in questa maniera. E poi le sentiamo poi anche. Le sentiamo. Poi possiamo, sì, vederci anno dopo anno, telefonare, vederci invecchiare progressivamente. È uno strumento atroce probabilmente. Sì. Comunque va bene, io ora riattacco, eh? No. Devo andare a trovare un'amica, attenzione. Sì, attenzione. Raggiungimi. Sì. Ciao. Ecco, David, certo, adesso mi raggiungerà. Intanto posso parlarvi di Fuori Orario, che è una trasmissione che si svolge in una casa bollidista, molto bella, una casa... Oh! E qui Davide è arrivato, in realtà era un trucco, casa. In realtà eravamo a distanza ravvicinatissima, eravamo, sì, vicini. Lui era là. Nel salotto rosso. Che dire, questa è una...